Sì, e qui c'ho un reperto molto arrugginito e il video oggi di che cosa parla? Il video oggi parla di un problema di un cercatore che l'ha messo nel gruppo Facebook Metal Detector 24, scrivete Metal Detector 24, lo trovate subito. Se volete iscriversi, un gruppo di circa 30.000 personaggi, cercatori, che dopo c'è lo scambio delle idee, dei metal detector, si fa vedere i ritrovamenti. Se uno non sa cosa ha trovato, magari mette la foto di quello che ha trovato, e dopo, essendoci tanti cercatori, ti aiutano e ti indicano che cosa potrebbe essere il ritrovamento che hai rilevato. E ci sono anche quelli che hanno bisogno di assistenza e di consigli per i metal detector, e in questo caso qui un cercatore con un ciscope 990 dice: come mai che col mio ciscope non trovo le monete? Lì, no, lì il discorso è questo. Allora, sappiamo che il ciscope 990 è un ottimo metal detector, un non mochio, consigliato più di tutto specialmente per la ricerca di relitti militari. Infatti ce ne chiedete abbastanza proprio per quel tipo di funzionamento e di ricerca, ma per le monete, cioè, lo ripeto, il ciscope è un buon apparecchio, è ottima sensibilità. Io ho fatto tutti i test, le monete le sente, e allora cosa può essere? O vai in un posto che delle monete non ce ne sono, esempio chi va in militaria, potrai trovare anche qualche moneta, qualche medaglia, ma più di tutto cosa trovi? Trovi delle schegge, trovi dei bossoletti, magari trovi dei pezzi di gamella, dei pezzi magari puoi trovare anche dei pezzi di elmetto, anche un elmetto intero, quello sarebbe un bel ritrovamento, delle scatole, dei contenitori, delle maschere antigas, hai capito? Ma se ci sono le monete, le dovrebbe trovare anche quelle. E allora cosa può essere? Può essere che giri con una discriminazione troppo elevata, che magari vuoi discriminare meglio le schegge, ma le schegge specialmente arrugginite, questo è un gangero di una casa da molto tempo nel terreno ritrovato, che è super arrugginito, e quando si sparguglia la ruggine attorno a questo, hai capito? Lo vede ancora più grande e lo sente ancora meglio. Allora, qualcuno dice: voglio discriminare le schegge, e l'ho detto anche negli altri video, in tanti altri video. A discriminare le schegge, le puoi discriminare, specialmente col ciscope che lavora bene, che è un analogico tipologia vecchia, ed è per quello che ancora ne prendete ancora tanti. Però, se discrimini troppo e vuoi togli dalla ricerca anche le schegge, cosa succede? Che automaticamente togli dalla ricerca anche gli oggetti piccoli, anche se sono conduttori, li togli lo stesso dalla ricerca. Esempio, se c'è una monetina piccola d'argento o c'è una monetina piccola di ottone, ma è piccola, e tu hai discriminato troppo perché vuoi togliere anche le schegge grandi e trovare solo le robe grandi, ma buone, di ottone, rame, bronzo, con più conduttori. Se discrimini troppo, rischi di lasciare indietro proprio le monete. Vuoi discriminare le schegge? E allora, attenzione, prima di discriminare troppo le schegge, controlla chi rileva anche le monete. Pianti per terra una moneta, provi la discriminazione, eccetera. È meglio trovare qualche schegge in più senza rischiare di lasciare indietro delle monete. Poi dopo, stesso discorso, se magari c'hai la bobina che ha perso lo schermo o è un po' difettata e rileva meno, o anche il metal detector c'ha un piccolo errorino, un piccolo guasto, che magari c'è un po' di umidità, un po' di ossidazione, che ti svaria qualche valore di qualche transistore, di qualche amplificazione di transistore, ma anche di qualche transistore del gruppo discriminante, magari ti svaria questo valore e dopo non senti più tipo le robine piccole, tipo le monete. Allora fai le prove, se vedi che è tutto a posto, si tratta solo di discriminare di meno. Se vedi che lo stesso, anche discriminazione minima, lascia indietro le monete e prende solo gli oggetti grandi, allora gli bisogna dare un'occhiatina alla scheda, ma anche la bobina, stesso discorso. Prima di tutto si prova la bobina, perché diciamo che quella più in utilizzo, quella che è più in movimento, è quella più soggetta anche ad urti, strappi, crepature, eccetera.
hai capito? E naturalmente sempre le batterie bene cariche. Se avete bisogno, contattate Stefanone che vi spiega tutto alla perfezione. Ciao!